l'Ascoli torna a vincere fuori casa da marzo. Una partita complicata per l'Ascoli nella prima mezz'ora, un gol, virgolette, un po' regalato dalla difesa dell'Ecco fino a quel momento registrata, poi c'è stato l'episodio un po' fantozziano del rigore, ammettiamolo, non si è quasi mai visto sul campo di calcio, ma nel complesso l'Ascoli c'era quando doveva essere. Sì, hai descritto bene il primo tempo, nel senso che è venuta una partita sporca. Ieri l'avevo raccontata così, avevo detto che per venire qui a fare risultato bisognava essere anche un po' brutti e cattivi, tra virgolette, sportivamente parlando, perché mi aspettavo proprio una partita del genere. Quindi sono contento che la squadra abbia capito cosa serviva per fare risultato qui, cosa che non è stata la partita che ci piace fare, quella del primo tempo, però con tutti questi cambi di fronte, verticalizzazione dirette, ci spezzavamo, è praticamente una partita molto fisica, che l'Ecco secondo me nella prima frazione ha fatto bene. E noi ci siamo stati bravi a starci dentro, a parte la situazione del gol abbiamo avuto un'altra grandissima occasione, ha avuto un paio di occasioni anche l'Ecco nella prima frazione, poi nella ripresa invece la squadra ha cominciato a ripalleggiare molto meglio e chiaramente l'Ecco non poteva tenere quell'intensità perché ci ha pressato a tutto campo per tutto il primo tempo. Quindi quando i ritmi sono scesi noi siamo stati bravi a gestire bene la partita, a soffrire veramente poco, a parte l'episodio di rigore che ormai i falli di mano sono praticamente sempre rigori. Ecco, Ascoli fortemente penalizzato dall'essenza a livello difensivo, che pure è riuscito a reggere con relativa tranquillità. Sì, abbiamo in questo momento abbiamo questa difficoltà oggettiva, anzi questo problema oggettivo, ma non la stiamo vivendo come difficoltà. Credo che di avere un gruppo di lavoro di altissimo livello e quindi la nostra forza è quella di non piangersi mai addosso, anche all'inizio della stagione che abbiamo avuto delle difficoltà, che abbiamo praticamente ricostruito la squadra, abbiamo fatto 4 sconfitte nelle prime 5 gare, abbiamo sempre pensato di percorso, siamo stati diciamo così lucidi e man mano ora veniamo da 5 risultati utili consecutivi e stiamo crescendo. E credo che la partita di oggi dimostri che la squadra abbia preso grande maturità.